Il libro candidato al premio Alessandro Morone, che scusate, non lo devo rifare perché sto pensando al premio. Il tè. Il libro candidato al premio Alessandro Leogrande che presentiamo oggi è davvero un libro singolare. Penso, senza voler interpretare, esagerare nell'abuso delle passioni di Alessandro Leogrande, che l'avrebbe incuriosito questo esercizio di geografia visionaria, non immaginaria, attenzione, geografia visionaria è un viaggio nell'Italia dell'Antropocene, questo è il titolo ideato dai due autori, Mauro Varotto, geografo collegato con noi, buongiorno Varotto, e Telmo Buongiorno. Pievani, filosofo della scienza. Viaggio in Italia dell'Antropocene potrebbe far pensare ai tanti importanti libri che cercano di raccontare come cambia il mondo sotto la spinta dell'influenza umana, questa influenza antropica talmente forte da aver, secondo alcuni, generato una vera e propria era geologica, l'antropocene, simile al Pleistocene, alle altre epoche che a fatica studiamo a scuola. Ma è un viaggio molto particolare, molto singolare. Il titolo è lievemente più astratto dell'interessante contenuto, che è un contenuto, dico subito, giocoso e angoscioso insieme. Perché di cosa si tratta? I due autori immaginano che, come nella peggiore, diciamo, delle ipotesi ecologiche, lo scioglimento delle calotte artiche, una serie di fenomeni connessi con una estremizzazione del climate change, produca un innalzamento del livello delle acque di addirittura 65 metri. È una ipotesi lievemente irrealistica, diciamo distopica, un'utopia negativa, però utile a fare cose, a immaginare un futuro, se non plausibile, possibile, un futuro in cui le acque si alzano di 65 gradi e dunque cambia completamente la geografia del nostro paese. E dunque questo libro, scritto da Pievani e Varotto insieme, ma con il contributo direi fondamentale di Francesco Ferrarese, che è l'autore di alcune splendide mappe, immagina, per questo si tratta di geografia visionaria, come diventerebbe l'Italia se le acque si innalzassero davvero di decine di metri. Allora, cosa accadrebbe alle nostre diverse regioni, alle nostre diverse città? E ripeto, un gioco, tanto che la cornice narrativa di questo libro è un immaginario grand tour fatto a 1.000 anni esatti di distanza del viaggio di Goethe in Italia, che avvenne nel 1786, da Milordo, una figura un po' grottesca, così, che si mette in viaggio in questo paese, naturalmente con una barca, perché è un paese invaso dalle acque che hanno appunto innalzato il loro livello. Ci sono delle cartine molto dettagliate di ogni regione d'Italia. Varotto, le confesso, sono andato subito a vedere la cartina del Lazio e vedere che fine faceva Roma. Ho visto che Roma esiste, resiste, diventa una metropoli tropicale, ma questo le assicuro, siamo già abbastanza vicini in questo 2022, senza aspettare il 2786. Però la carta cambia completamente, esiste un mare interno, pezzi interi di costa non esistono più, diventano isole, città che sono oggi solidamente ancorate alla terraferma. Ecco, cominciamo così, facciamo un esercizio con due o tre casi per capire come avete lavorato. Cosa succede a Lazio nel 2786 in questa ipotesi? Mentre trovo la cartina e la mostro per quanto si può fare sul video, ma è veramente un libro molto bello anche da sfogliare nell'accurata edizione che ne ha fatto Aboca. Sì, eccolo. Sì. Allora, beh, è chiaro che insomma, l'obiettivo del libro è quello di far capire che la geografia dell'Italia è una geografia non scontata, non fissa, non ferma, non necessariamente stabile, come del resto lo è stata nei milioni di anni che ci hanno preceduto, ovviamente. Quindi, per quanto riguarda il Lazio, ovviamente abbiamo immaginato questo innalzamento del livello marino, che peraltro è previsto dagli scienziati, quindi non è un'invenzione nostra. Quindi questi 60 metri di innalzamento sono effettivamente quello che potrebbe accadere nel caso di totale fusione delle calotte glaciali continentali. E quindi ci si immagina appunto una costa laziale che ha completamente perduto tutta l'area costiera, chiaramente pianeggiante, conquistata a suon di bonifiche, evidentemente, e quindi abbarbicata su quelli che sono i primi rilievi collinari. Telmo non se l'è sentita, Telmo è l'autore della parte più narrativa del libro, quindi io invece ho scritto le parti più di previsione Scientifiche, diciamo, sì. scientifica. Quindi ovviamente dovremmo chiedere a lui, che purtroppo oggi non può esserci qui collegato con noi, ma perché ha fatto determinate scelte. Su Roma io gliel'ho chiesto molto chiaramente, ho detto: ma senti, ma perché Venezia va sotto e Roma rimane su?
E lui dice: no, non me la sentivo da lombardo di affondare la città eterna, insomma, e quindi ha fatto una scelta che è stata quella appunto di far sì che Roma continuasse ad essere la città eterna, perché ha in qualche modo trasportato su le sue parti più basse nelle aree collinari. Quindi una sorta di... Diciamo che i sette colli aiutano. Esatto, un po' i sette colli aiutano effettivamente. E quindi insomma c'è una situazione di città che si è arroccata, insomma è risalita e si è diffusa, si è distesa nelle parti più alte. E c'è tutta una serie anche di condotte sotterranee, subacquee, anzi più che altro, che la collega, perché evidentemente c'è questo fiordo tiberino appunto che si addentra per un percorso molto lungo, diciamo così, fino quasi all'Umbria sostanzialmente, e quindi ed è un braccio di mare a tutti gli effetti che separa questi pezzi di città che sono a loro volta collegati appunto in maniera subacquea. Però di fatto anche la dimensione del patrimonio storico e culturale è salva, perché è stato trasportato il Colosseo, sono stati trasportati i monumenti storici dell'antica Roma, proprio per garantire in qualche modo insomma la sopravvivenza. Invece Venezia, come lei accennava, diciamo che quando va a visitare Venezia, Milordo, la guida, gli dice: ma Venezia sott'acqua era uno spettacolo che esisteva già centinaia nei secoli scorsi, quelli in cui stiamo vivendo noi, solo che era un fatto temporaneo. Qui invece Venezia è completamente come prevedibile, ripeto, in questa immaginazione distopica, che però è anche una simulazione che lavora su ipotesi estreme ma non impossibili del cambiamento climatico. In quel caso l'intera laguna scompare, però forse anche qui Telmo, lei, se stati pietosi, il campanile rimane come una punta di cosa, di civiltà, di campanile di San Marco, intendo, rimane in qualche modo visibile, non so se è un eccesso. C'è una ragione fisica, cioè il campanile è alto 100 metri e quindi di fatto insomma effettivamente emerge sopra i 65 metri di innalzamento del livello marino, ma è in qualche modo anche un po' un simbolo di qualcosa che si è perduto e che rimane lì come una sorta di ancora, no? Un'ancora della memoria, possiamo chiamarla così. Ma prima ancora, ed è divertente il fatto che la specola di Padova, vicino, che è una delle torri della cinta muraria, legata un po' mitologicamente anche a Galileo Galilei, quindi l'osservazione del cielo, diventa una specola subacquea, e quindi un altro elemento, un torrione, che di fatto è subacqueo e quindi diventa un luogo di esplorazione subacquea, così come effettivamente Venezia viene esplorata da questi tour subacquei che vanno a visitare la città come se fosse una sorta di campana, no? da souvenir sostanzialmente, no? Una palla di gioco della, esatto, palla di neve, insomma, senza neve, ma in un globo vitreo gigantesco subacqueo. Diciamo che sia Varotto che Piovani insegnano a Padova, forse la legame con questa città, anche perché Goethe pure è passato per Padova con tutta una storia botanica che è stata soprattutto da Piovani, credo, più volte raccontata. Senta, devo fare il caso della Puglia per così avvicinarmi anche ai luoghi di Alessandro Lo Grande, dei presidi del libro. Qua temo molto, Varotto, che voi abbiate involontariamente toccato dei nodi campanilistici locali, perché nella, ripeto, rigorosa proiezione di un'ipotesi estrema, l'innalzamento di 60 o 65 metri, insomma, del livello delle acque, avverrebbe questo. Però avvengono delle cose che appunto fanno pensare, fanno un po' divertire. Nel caso della Puglia, vediamo se riesco a mostrarlo, avverrebbe un fatto che il Salento si stacca, diventa un'isola staccata dal resto del tacco d'Italia, l'isola salentina. Ripeto, temo di toccare orgogli locali e magari persino sogni locali, per cui apparirebbe forse ai salentini l'idea di una loro propria isola, non un'ipotesi negativa, Varotto, ma qualcosa di augurabile. Ma al di là di questo, ovviamente giocosa allusione alle dinamiche campanilistiche, ecco, nel caso di regioni come la Puglia o anche la Sardegna gli effetti sono davvero spaventosi sulla cartina. Abbiamo delle spaccature gigantesche di territori di cui noi, sì, saranno mobili, come dice lei, ma abbiamo sempre visto la continuità. Sì, chiaramente c'è una dimensione insulare molto più spiccata e più accentuata, perché appunto le zone rilevate prossime alle coste chiaramente diventano tutte delle isole, l'isola del Vesuvio ad esempio, no? Per dirne una, oppure la Sardegna spaccata in due dal Campidano, insomma, quindi ecco. Volevo dire una cosa per quanto riguarda la Puglia, chiaramente
Sì, c'è questo racconto di Milordo che a un certo punto sceglie di fare un tour tropicale in una di quelle località che sono molto ambite, che è appunto l'isola Salentina. Quindi è una vera e propria isola tropicale con un clima e una caratteristica anche proprio fisica da deserto tropicale, da isola tropicale. In verità, appunto, questo fa capire anche un'altra cosa, che in ogni caso siamo rimasti molto leggeri, non c'è uno scenario così distopico, così catastrofico, come anzi probabilmente invece sarebbe se accadesse tutto questo. Quindi è tutto molto leggero, abbiamo giocato a posto. Per esempio lei dice il turismo in Salento è garantito anche in quel caso, l'eccesso persino di turismo rimarrebbe mutato anche in un'era geologica che ha provocato la catastrofe, questo rassicurerà gli imprenditori della movida locale, non so se tutti i cittadini del Salento. Sì, ripeto, l'elemento giocoso non l'avete mai appunto. Ma è giocato apposta, appunto, sì, è giocato apposta su questo elemento leggero, perché vogliamo proprio, come dire, giocare su questa contrapposizione, la drammaticità di quello che è accaduto e dall'altra parte, come dire, la leggerezza, il divertimento che continua, the show must go on, potremmo dire così, no? Non è una dimensione da Blade Runner, anche perché la dimensione catastrofista poi forse allontana il lettore, no? Lo infastidisce, no? Questa accentuazione apocalittica. Quindi abbiamo giocato esattamente con il registro opposto, ma dall'altra parte invece le schede scientifiche del libro fanno capire invece la drammaticità dell'evoluzione più recente, diciamo nella previsione più vicina a noi. E quindi c'è questo gioco di tre livelli e tre anche stili, tre toni, che sono appunto quello cartografico, le mappe molto dettagliate, molto precise, anche con la neotoponomastica, pensata ad hoc, appunto. Quello più scientifico, diciamo così, delle schede di approfondimento, da qui al 2100, e poi invece la narrazione, diciamo, divertente. La narrazione fantastica del viaggio di Milordo. Allora sì, dietro questa narrazione fantastica è il divertimento di questa utopia negativa, ma insomma, come giustamente diceva Varotto, non implacabilmente catastrofica. Ci sono molte cose interessanti. Il libro fa molto pensare, da questo punto di vista, l'operazione, diciamo, di far pensare stupendo è perfettamente riuscita. Allora, vediamo cosa... Ma intanto ho fatto pensare a un elemento... Anche di... Allora, tra le cartine in realtà mi ha colpito moltissimo una cartina di cui non conoscevo l'esistenza e credo stia a Padova, una cartina del 1940 in cui descrive, sono due Italie di due epoche geologiche diverse, in una l'Italia è sottile, 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 penso è quella che avete messo in copertina, no? Con la pianura padana che non esiste, è tutta acqua. L'altra Italia è grande, 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 diciamo l'Adriatico arriva fino ad Ancona, poi è tutta terra. Sono due rappresentazioni di due ere geologiche diverse, ma ci dicono, Varotto, che tutto sommato è un destino, diciamo così, naturale, quello del mutamento anche così radicale del paesaggio, o l'antropocene, questa epoca segnata dall'impatto umano, introduce un elemento di novità che turba questi meccanismi, a volte anch'essi apocalittici, ma naturali? Ma sì, chiaramente questo mi serve anche per far capire la genesi del libro. Il libro nasce proprio da questa carta che è esposta al Museo di Geografia dell'Università di Padova, che è il primo e unico museo di geografia in Italia in questo momento, ed è una carta realizzata negli anni 40 da Bruno Castiglioni. Questa carta è una carta dell'Italia nell'età quaternaria, quindi un periodo di massima glaciazione, quindi un periodo molto freddo, con un arretramento delle linee di costa. E dall'altra parte c'è l'Italia pliocenica, che è l'Italia di 2 milioni di anni fa, che evidentemente è un'Italia in cui le pianure non si sono ancora formate, l'orogenesi alpina sta facendo il suo corso, ma di fatto appunto c'è una silhouette molto 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 esile. Di fatto questa ipotesi di innalzamento del livello dei mari ci riporta ad una sorta di situazione pliocenica, che è una situazione che l'Italia ha già vissuto chiaramente, quindi non è qualcosa di assolutamente impossibile. Cioè c'è stato un periodo in cui le acque erano così alte, ma è milioni di anni fa. Sì, anche perché ovviamente le pianure sono state create da milioni di anni di sedimenti da parte dell'erosione, chiaramente, delle masse continentali. E però la differenza sta nel fatto che queste evoluzioni, diciamo, nelle ere geologiche sono avvenute nei tempi lunghi, quindi decine, centinaia di migliaia di anni, se non milioni di anni, mentre invece quello che noi ci stiamo immaginando è una situazione che potrebbe cambiare in tempi che noi riteniamo così lunghi. C'è chi dice, beh, tanto nel 2786 noi non ci saremo, chi se ne importa. Ma in realtà in pochi secoli un cambiamento così
imponente, è veramente qualcosa che dal punto di vista geologico avviene con una rapidità incredibile. E questo è un gioco, appunto, anche questo, di riflessioni sul libro, cioè il fatto di come noi stiamo producendo delle trasformazioni ad un ritmo veramente accelerato rispetto ai tempi, diciamo così, geologici. Quindi il libro, da un lato, sono tre stili, quindi tre linguaggi, ma sono anche tre tempi diversi, no? Cioè il tempo proiettato quasi, diciamo così, nel 3000, insomma, sostanzialmente, quindi molto lontano da noi. C'è il tempo della previsione, che invece possiamo fare con molta accuratezza scientifica da qua a fine secolo di quello che ci potrà accadere, e questo viene anche raccontato nel libro, ma c'è anche il tempo dell'attualità, perché poi il libro si conclude anche con una serie di proposte di azione proprio per cercare di evitare, evidentemente, di andare in questa direzione. Evitare che queste carte diventino realtà. Poi verremo magari a queste azioni, però ecco, gli elementi di conoscenza, di riflessione che questo libro introduce sono molto interessanti. Per esempio, uno sottolineato che mi ha colpito molto è quanto diventa in quell'ipotesi, ecco, allora diciamo, ribadire quello che dice Mauro Varotto, c'è questi tempi lunghi di queste cartine geografiche che nessuno di noi vedrà mai, che probabilmente non corrisponderanno alla realtà, almeno ci auguriamo, eccetera, eccetera. Però ci sono degli elementi di tempo breve che già in qualche maniera le anticipano. Per esempio, c'è un ragionamento che ovviamente diventerebbe in questo caso cruciale sul consumo di suolo, sul suolo. Il suolo diventa poco in queste cartine d'Italia, in tutte le regioni c'è molta meno terra. Nel Lazio, per tornare ancora una volta a casa mia, a quella che è oggi, ma non sarà più in questa cartina, la mia casa è nel Lazio, come nelle altre regioni, c'è un sacco di territorio che in realtà è frutto di sedimento umano, diciamo così, dei fiumi, adesso io parlo in modo non scientifico, Varotto sia indulgente, ma insomma è tutto quello, e quindi tutto questo territorio viene del tutto cancellato da questa innalzamento. Basterebbe innalzare le acque molto meno per cancellare tutte le paludi pontine bonificate, per dire qualcosa che è qui vicino, e quindi fa riflettere su una cosa che non dico che abbiamo considerato senza valore, perché l'economia politica ci ha insegnato sempre che la scarsezza del suolo, ecco, questo è un problema già per tante ragioni, non l'innalzamento delle acque, ma dei fenomeni di consumo del suolo che tipici dell'antropocene, appunto, cioè le costruzioni, ma ci sono nello stesso tempo fenomeni di abbandono del suolo, il rimboschimento per esempio delle nostre regioni, che è un fenomeno, diciamo, esteticamente spettacolare per certi aspetti, ma dal punto di vista antropologico, anche economico, assai complesso, controverso, insomma, ecco, diciamo qualcosa su queste riflessioni di breve periodo, per così dire, che questa proiezione fantascientifica permette. A me ha colpito quella del suolo, naturalmente se ne potrebbero fare altre, e le schede scientifiche sono opera di Mauro Varotto, quindi la persona migliore per illustrarle. Sì, ovviamente questa Italia qui perderebbe un quinto del proprio territorio, ma non è un quinto delle risorse, è molto di più, perché ovviamente noi siamo concentrati dal punto di vista economico e produttivo sulle pianure, e quindi si perde sostanzialmente la metà dell'urbanizzazione, si perde il 40% dei suoli arabili, dei frutteti, dei vigneti, insomma si perde veramente buona parte della nostra ricchezza, della nostra produttività. Quindi ci si immagina, ovviamente, quello che sta già un po' accadendo in sostanza, che ci sia una risalita verso le terre alte che sono state abbandonate in questi ultimi decenni, in quest'ultimo secolo. E quindi questa dimensione dell'inselvatichimento, della riforestazione spontanea che è accaduta nell'arco di questi ultimi 60 anni, in particolare con il raddoppio della superficie forestale, dovrà essere evidentemente sacrificata, non solo per una questione magari di risalita del livello marino, che a fine 2100 è prevista ad un metro di altezza, quindi non sono certo 60 metri, ma ci sarà il grosso problema piuttosto di quella che è la trasformazione che non si vede nelle carte, che è la dimensione climatica vera e propria, quindi la risalita dei limiti culturali. Temo Piovani si è divertito a dire che il prosecco del Comelico è migliore di quello di Cortina, no? Quindi, però insomma, fa riflettere su questo, per far capire come già adesso cominciamo a ragionare sul fatto che alcune colture, alcune temperature non sono più adatte per coltivazioni che magari sono anche prodotti di pregio, DOP, IGP, che tuttavia cominciano a soffrire proprio le caratteristiche del cambiamento climatico, cioè non solo l'aumento delle temperature o la riduzione delle precipitazioni, ma anche gli eventi estremi, ad esempio. Forse l'effetto più grosso, che tra l'altro anche in questi giorni noi stiamo registrando, è
l'ingresso del cuneo salino nelle aree costiere. Nel momento in cui c'è poca precipitazione, quando l'apporto appunto dell'acqua dolce si riduce, è chiaro che il mare entra all'interno non solo per innalzamento del livello marino, ma per capillarità all'interno delle falde, quindi rende sterili, rende improduttivi appunto i terreni costieri. Quello che sta accadendo nel Delta del Po. Nel Delta del Po, quindi nella pianura padana, quindi la parte produttivamente più pregiata, storicamente più pregiata, dove l'ingresso delle acque saline sta producendo una crisi di alcune produzioni agricole molto significativa, che contribuisce a fenomeni molto contemporanei, aumento dei costi, eccetera. Varotto, una parentesi ma necessaria, questo libro mi sembra un sintomo, a me è apparso un sintomo, anche diciamo la passione, il divertimento con cui l'ho letto, di un ritorno della geografia. Ora ovviamente questo ritorno ha molte cause, non tutte felici, anzi forse il ritorno alla geografia ha sempre cause infelici, non so se ci ha riflettuto Varotto e se la deprime, però sono un po' le guerre, la geopolitica, quindi ricominciare a vedere i confini, i territori, e riscoprire appunto l'importanza di un tratto di territorio che forse avevamo cominciato a immaginare come questo con le guerre e anche un po' con la pandemia, anche se lì. E poi sì, questi fenomeni fisici che agiscono sui territori e sono fenomeni in tutti i sensi geografici. Ecco, questo libro ci rende consapevole di questa connotazione dei fenomeni che viviamo. Come vive questa... Io l'ho descritta in modo del tutto infelice, quindi magari, però insomma no, invece produce anche una consapevolezza di una dimensione della nostra vita, quella spaziale che rischiavamo nell'epoca della globalizzazione, delle connessioni materiali, dei confini più o meno abbattuti, di perdere. Ma infatti credo che questo ritorno della geografia sia proprio anche un po' una sorta di vendetta nei confronti di una geografia spiegata e raccontata male, cioè sostanzialmente questo ritorno della geografia non è il ritorno della geografia nozionistica, che appunto per questo è stata un po' buttata a mare, no? Per usare la stessa metafora, cioè in sostanza non serviva più perché tanto c'è Google, c'è Google Maps, ci sono queste informazioni così automatiche. In realtà abbiamo bisogno di una consapevolezza geografica di tipo diverso, che è quella di un'educazione allo spazio, all'ambiente, ai luoghi, che abbiamo un po' dimenticato. Quindi un po' questo è lo scopo anche di queste iniziative, evidentemente. Devo dire che insomma in questo stiamo lavorando anche proprio come geografi in Italia, appunto per cercare di allontanare la percezione di una materia nozionistica, mnemonica, insomma, che ci portiamo dietro purtroppo dall'Ottocento. Ma perché? Perché evidentemente la geografia negli istituti scolastici si abbandona immediatamente dopo aver fatto sostanzialmente lo studio mnemonico delle regioni o degli stati nazionali, ecco. E quindi poi dopo sembra che non serva più, ecco. E invece dobbiamo riscoprire, cerchiamo di farlo a partire dal livello universitario, una nuova idea di geografia, che è appunto una consapevolezza della complessità di valori che attribuiamo e che magari forse anche senza accorgerci leghiamo alla nostra presenza nello spazio. Sì, se posso permettermi un indizio autobiografico, una certa passione per la geografia e le mappe l'ho sempre avuta, però ho sempre privilegiato la cosiddetta geografia politica, quella con le cartine colorate, i colori, le capitali, le città. Da qualche anno, diciamo pure decennio, invece mi concentro più sulle carte della geografia fisica, quelle che rappresentano i territori, la loro natura. Poi devo dire, negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, mi sono tornato alla geografia, ma quella perché c'è questa funesta scienza che è la geopolitica, che no, funesta per colpa sua, funesta perché si occupa. Ma io credo che anche, adesso non vorrei fare un excursus troppo lontano dal libro, ma insomma, per parlare di attualità, questa idea degli stati con i colori omogenei e ben distinti l'uno dall'altro, forse sono proprio anche all'origine di una certa idea di stato nazionale, stato nazione, troppo omogeneo, troppo puro, e forse questo è anche alla base di alcune mire espansionistiche, no? Oppure l'idea, insomma, che insomma tutti i russi devono stare in Russia, per esempio, o tutti gli ucraini devono stare in Ucraina. Cioè, noi siamo un po' prigionieri di questa idea molto semplificata della geopolitica, per cui lo Stato-Nazione è colorato tutto in maniera omogenea, e in un periodo in cui la mobilità è pervasiva, per la globalizzazione, per le migrazioni anche climatiche, eccetera, questi movimenti si bloccano nel momento in cui questi colori dominano, no? E diventano minoranze, diventano appunto blocchi, muri.
Macchie invisibili, ma macchie nel tessuto omogeneo del colore. Molto interessante questa riflessione. Sì, siamo abituati alle cartine in base ai colori a distinguere il confine, certo. Questa è una proiezione di un'idea ottocentesca, quella dello Stato-nazione, che però ha generato gli stati nei quali viviamo. È un argomento molto interessante, molto complesso, ma non distante da questo, anzi, da questo libro, diciamo, dal vostro viaggio in Italia dell'Antropocene, che appunto ha a che fare con una importanza di conoscere i territori e in questo caso la loro fragilità, diciamo che questa mi sembra la sostanza del libro, che apre l'ultima pagina di questa conversazione, Verotto, che è quella come evitare, adesso ripeto, come evitare che esista l'isola Salentina e che i salentini, qualunque cosa pensino della loro identità, perdano la connessione col resto della Puglia. Come evitare che sotto casa mia, se sono fortunato, passi un fiordo. Immagine bellissima perché i fiordi sono una delle cose più belle della natura, però distruttiva per la natura, per la cosa che ha questa città. Come evitare che Venezia sia visitabile davvero solo con una palla di vetro sigillata, diciamo sotterranea, che la preserva in una sorta di Disneyland acquatica? Ecco, quali sono gli atti, i gesti e le strategie? Perché voi parlate proprio di strategie, non solo di atti e gesti che consentano di evitare o allontanare o ridimensionare questo pericolo. Cominciamo a vederne alcuni di quelli che voi indicate. Intanto indicate due cose con due parole che mi hanno molto colpito, non so se, misure, diciamo, atteggiamenti, strategie ecotattiche e ecotecniche. Ce le racconta un po' l'ecotattica e l'ecotecnica? Vi racconto un segreto che nel libro forse non è ben indicato, tanto No, non poi sarebbe un segreto. i lettori, esatto, i lettori. No, da dove nasce questa ecotecnica ed ecotattica? Nasce dal mio maestro, il professor Marcello Zunica, che è ancora vivo, ha più di 90 anni, che ragionava sull'ecotecnica e l'ecotattica con riferimento alla zona costiera. Quindi in sostanza diceva, l'ecotecnica è quella che per evitare l'erosione mette lì pennelli di cemento, mette lì barriere, mette lì cose per l'erosione. L'ecotattica è quella che ragiona su quella che è il motivo dell'erosione, va a capire qual è il problema del mancato ripascimento della spiaggia e ragiona in termini di bacino, ad esempio, no? Quindi a livello più complesso. Ecco, per quanto riguarda il cambiamento climatico, l'ecotecnica, quindi l'approccio ecotecnico, è quello che punta a risolvere tecnologicamente il problema. Ed è un po' quello che ci potrebbe portare ad una situazione da Blade Runner 2049, cioè una situazione in cui si vive in contesti artificiali perché tutto ormai è andato in malora e siamo salvi grazie alla tecnologia. L'ecotattica presuppone che ci sia un ragionamento più complesso e anche più inclusivo, perché poi la tecnologia salva sempre quelli che possono permettersela, prima di tutto, no? E non solo a livello umano, cioè popoli più poveri che non potranno permettersi di tutelarsi e proteggersi dal cambiamento climatico, i popoli più ricchi che potranno invece avere delle soluzioni tecnologiche che consentiranno appunto di contrastare questo problema. Ma c'è un problema anche, come dire, di dimensione più che umana, cioè noi dobbiamo farsi carico anche del destino degli animali, delle piante. E quindi in questo senso dobbiamo ragionare in termini ecotattici. L'ecotattica cosa presuppone? Presuppone che non tutto vada lasciato all'ecologia, scusate, alla tecnologia, pardon, ma che sia invece legato a dei comportamenti che siano effettivamente ecologici, che non significa, come dire, salvaguardare la natura, ma significa ridurre la nostra impronta carbonica, per esempio, no? L'ecotattica significa quindi adottare dei nuovi comportamenti. Quindi, al di là della dimensione ovviamente importantissima dell'accordo politico globale sul contrasto al cambiamento climatico, al di là del livello di sostituzione dei combustibili fossili che sono ovviamente all'origine delle emissioni di CO2 in atmosfera, quindi di soluzioni energetiche, tecnologiche e anche innovative, manca, ed è quello meno aggredito, quello meno considerato, l'aspetto educativo, l'aspetto che riguardi proprio le persone e quindi l'impronta carbonica quotidiana di chi vorrebbe mantenere questo stile di vita che non è sostenibile, non è più sostenibile. E questo si può fare anche con dei piccoli accorgimenti che forse ci fanno stare anche meglio, no? Nel senso che dovremmo immaginarci che accanto all'etichetta del prezzo del prodotto che noi acquistiamo quotidianamente, ci sia anche l'etichetta carbonica del prodotto. Qualcuno lo sta già facendo, no? Si comincia a vendere dei prodotti che sono
ad emissioni zero, no? Quindi compensate in qualche modo. Ma ancora facciamo troppo poco, perché appunto la nostra impronta carbonica è legata a ciò che mangiamo, al modo in cui ci vestiamo, al modo in cui ci muoviamo. E quindi il libro un po' si chiude con questo invito, no? un decalogo, comunque una serie di azioni che ci immaginiamo che tutti possiamo adottare appunto per cercare di fare ciascuno la nostra parte. No? L'ultimo capitolo appunto si intitola così, Take Part, che poi è in qualche modo la conclusione finale di questo, di un documentario americano, Food Incorporation, che accusa appunto la dimensione fortemente climalterante del sistema alimentare americano. No? Ecco, take part significa cominciamo ciascuno di noi, per esempio, a ridurre il consumo di carne rossa, per esempio. In futuro probabilmente dovremmo accontentarci della carne degli insetti, perché chiaramente gli insetti, le proteine dagli insetti, dagli allevamenti degli insetti, sono quelle più sostenibili da un certo punto di vista, appunto, nell'impronta carbonica. Ecco, tutti questi aspetti, no? Quindi il mangiare frutta di stagione, ridurre le filiere, cercare in qualche modo di acquistare il prodotto che ha il minore impatto, dovrebbe essere proprio un'attenzione quotidiana che permea un po' tutte le nostre azioni. Ed è la parte più importante. Paradossalmente, se tutti lo facessimo, avremmo risolto buona parte del problema delle emissioni di CO2 che continuano a salire. Parlavo con studiosi del CNR e non solo continuano a salire le emissioni di CO2 nonostante il lockdown, nonostante i tentativi che si stanno facendo di ridurle, ma il ritmo con cui stanno salendo sta crescendo pure questo. Quindi, insomma, siamo ben lontani da questa inversione che richiede veramente uno sforzo collettivo. E quindi io credo che, e questo è un po' anche lo scopo del libro, perché tra l'altro una parte dei proventi, insomma, i proventi che vengono dalla vendita del libro, Abuca li ha donati al Museo di Geografia, da cui è partito il progetto, proprio per fare dei laboratori didattici per le nuove generazioni, per cercare appunto di diffondere questa educazione al comportamento, diciamo così, meno climalterante. Quindi è un po' anche questa una formula di economia circolare, appunto, che cerchiamo di smuovere attraverso appunto il libro. Silvio, ancora una parola su queste tattiche o tecniche, ma in questo caso di ecotattica, perché voi parlate anche di strategie di adattamento all'ambiente, tant'è che prendete come modello di ecotattica i sassi di Matera, cioè una struttura antropica, molto elaborata, povera, ma elaborata, ma raffinata, diciamo così, che si è sedimentata nei secoli e che ha consentito la sopravvivenza, diciamo che lì la situazione era l'opposto, era l'assenza di acqua, diciamo, la carenza che ha aguzzato l'ingegno degli antenati degli odierni materani. Ecco, possono esistere ancora, possiamo ancora affrontare sfide del genere, cioè rendere, io penso soprattutto alle aree interne che in questa vostra proiezione, quello che qualcuno chiamava l'osso del paese, no? La tragedia, diciamo, economica di queste cartine, dell'ipotesi dello scioglimento dei ghiacci e dunque dell'innalzamento dell'acqua, e che verrebbe erosa la polpa d'Italia, così la chiamava, mi sembra, Magliossi Doria, economista meridionalista, quale appunto vedeva una divisione oltre che più forse che tra nord e sud Italia, tra l'osso e la polpa, cosa che ha effettivamente una forza. Pensiamo alle comunicazioni che sono molto spesso più semplici tra nord e sud che tra est e ovest, anche a distanze chilometriche molto, molto ridotte. In questa così è prosciugamento della polpa, diventerebbe cruciale adattarsi a situazioni alle quali non ci siamo adattati, tanto che queste aree interne le abbiamo per tante ragioni abbandonate, come se fossero inospitali, mentre invece nella vostra ipotesi dovrebbero diventare loro la sede, l'elemento di sopravvivenza della nostra specie, gli italiani. Sì, ovviamente non sappiamo che italiani saranno quelli del 2786. No, potrebbero essere gli italiani, per dire così. I nigeriani di oggi potrebbero essere. Ecco, ma che comunque significa in questo caso creare, appunto, imparare dai sassi di Matera, cosa che negli anni materani ho sentito ripetere più volte. Cosa significa davvero una strategia quella di creare situazioni meno impattanti? È possibile anche sul piano urbanistico, sul piano dell'organizzazione della vita, sul piano della, diciamo, geografia dei trasporti, per esempio? Sì, ma questo è chiaro che, diciamo, non è una prospettiva del passato, potrebbe diventare sempre più questa dimensione sotterranea,
ovviamente, che ovviamente Telmo già si immagina che molte realtà stiano vivendo a livello sotterraneo nel 2700, perché ovviamente si sfugge al calore, alla calura della temperatura esterna. Ma non è soltanto una questione di scappare al caldo, ma è una questione, nel caso dei sassi di Matera, di sapiente uso di risorse scarse. Penso all'acqua, per esempio, ai sistemi di raccolta dell'acqua, penso appunto ovviamente all'ombra, penso alla dimensione termica, e poi utilizzando quelle che sono le materie prime locali, quindi sostanzialmente quello che è disponibile appunto in qualche modo con delle soluzioni adattative, possono essere diventare una risorsa. Questo vale un po' per tante situazioni, cioè non è soltanto per i sassi e per la dimensione ipogea, diciamo così, di Matera, ma può essere legato per esempio anche al verde, no? Al verde urbano. Il fatto che noi concepiamo le città come una dimensione estremamente artificializzata, in cui il verde è veramente un'eccezione anziché la regola, no? È il parco, no? È la dimensione, è la riserva indiana del verde. Ebbene, questo ci rende veramente le città dei gironi infernali oggi, no? Quindi l'ecotattica e la soluzione adattativa è anche quella di garantire un microclima che è fatto di tanti piccoli interventi di manutenzione, cura e di gestione delle aree verdi, che oggi vanno nella direzione, insomma, di quello che è l'European Green Capital, no? Per esempio, no? La rincorsa del verde all'interno della città. E quindi, insomma, sono tante le soluzioni che noi possiamo adottare per cercare di trasferire quello che è l'insegnamento di Matera dalla dimensione ipogea, dalla dimensione della gestione dell'acqua, in tante realtà anche diverse da Matera, no? Quindi immaginiamo un sistema di ricircolo dell'acqua, di recupero dell'acqua piovana, ad esempio, i cosiddetti giardini pluviali, ad esempio, che si stanno diffondendo sempre di più proprio per evitare e ridurre gli indici di corrivazione delle precipitazioni intense che coinvolgono i nostri territori. Significa semplicemente creare dei giardini concavi che possono raccogliere dell'acqua e quell'acqua possa essere recuperata. Ecco, il tema dell'acqua dolce sarà un tema cruciale per il futuro, non solo in termini appunto di raccolta e contenimento, ma anche proprio di recupero, ricircolo e di riutilizzazione della stessa acqua, che sarà sempre più scarsa perché si prevede una riduzione dell'acqua dolce del 20-30% delle portate dei fiumi. Ecco, tutti questi aspetti hanno a che fare con una sorta di cucitura continua di azioni e una visione strategica che ha a che fare con una gestione del territorio che non si affida soltanto alla grande opera o alla grande soluzione tecnologica, ma è fatta di tanti piccoli interventi che dobbiamo evidentemente ripensare, compreso il fatto, ad esempio, di dover selezionare delle coltivazioni, delle colture più resilienti, no? Che meno idrovore o energivore, no? Quindi immaginiamoci pure che, insomma, dovremmo cambiare anche il nostro stile alimentare, la nostra dieta alimentare. Appunto, si immagina che mangeremo meduse pievani, no? Perché anche le meduse, alcune specie di meduse sono commestibili, e l'aumento della temperatura dell'acqua dei mari porterà alla proliferazione di queste meduse. Insomma, ci sono tanti piccoli elementi che ci portano a dover escogitare delle strategie che non sono semplicemente affidate alla tecnica, ma alla lettura e comprensione dell'ambiente in cui viviamo, con il quale dobbiamo ricostruire un dialogo che abbiamo forse interrotto. In fondo questo è lo scopo di questo divertissement, diciamo, geofilosofico, diciamo così, il viaggio nell'Italia dell'Antropocene di Telmo Pievani e Mauro Varotto. Mauro Varotto è stato qui, Telmo Pievani forse non si è presentato perché non poteva difendere le sue profezie gastronomiche, era cosciente dell'impopolarità delle sue profezie gastronomiche, questo pranzo a base di meduse che naturalmente rappresenterebbe una vendetta contro uno dei più fastidiosi elementi marini. Ma Telmo Pievani non poteva essere qui, sarà alla finale del premio Alessandro Grande, perché Viaggio in Italia di Antropocene, pubblicato da Boca, di Mauro Varotto, autore insieme a Telmo Pievani, è candidato al premio Alessandro Grande 2022, meritatamente, perché con questa forma molto coinvolgente, molto attraente, anche molto divertente di immaginare un viaggio nell'Italia del 2786, ci propone delle riflessioni che hanno, come evidente nelle ultime parole di Mauro Varotto, molte connessioni con l'Italia di oggi, i nostri comportamenti e l'impatto che hanno sul nostro futuro. Grazie davvero Varotto, buona serata. Grazie e auguri per il premio Alessandro Grande. Grazie, buona serata a voi.